Buongiorno a tutti e ringrazio moltissimo il relatore di oggi, Guido Roghi di IGG Padova, che ci parlerà del record palinologico durante il Carnival Pluvial Episode e l'origine delle ambre triassiche. Spero di aver presentato, diciamo, bene, almeno il titolo. Sono molto curiosa. Ringrazio davvero Guido per aver accettato, anche perché ha accettato con davvero poco preavviso questo invito. E ti lascio la parola. Grazie. Ok, grazie a tutti, grazie Irene per questa possibilità di parlarvi un po' del mio lavoro. E incomincio subito perché appunto, come diceva Irene, non ho avuto molto Luca, tempo. vieni un attimo a vedere qua, che adesso sono di fare un'altra prova, un secondo. Scusa, per prepararla e quindi sarà un po' lunga, ma in alcune parti, mi scuso subito, andrò un pochino veloce. Allora, vi parlerò di questo all'inizio episodio carnico pluviale, i cui primi studi furono effettuati negli anni 80, alla fine degli anni 80, su depositi e su studi stratigrafici prevalentemente. E malgrado ciò, appunto, si ipotizzò che qualcosa era avvenuto in quel momento anche solo guardando le facies. E successivamente, in 20 anni, sono stati molti gli studi, anzi moltissimi, devo dire, gli studi inerenti a questo evento climatico, che hanno portato ad una revisione nel 2015. Di questo episodio climatico, e che si è visto provocò intense variazioni sia nel substrato sia che nell'atmosfera, provocando un effetto notevole a livello di biocenosi e di ambienti biologici, come vedremo. E la caratteristica principale è il fatto che è globale. Le testimonianze di questi eventi, di questo evento, si trovano a livello globale in molte parti del mondo, più o meno nello stesso tempo, nello stesso periodo, anzi molto precisamente, per lo più nello stesso momento, e danno indicazioni genericamente di un aumento dell'umidità per quanto riguarda quel momento. E noi ci occuperemo soprattutto di una piccola zona all'inizio, che è quella che riguarda la terminazione occidentale della Tettide, dove c'è il numero 3, vedete, è l'area che interessa, l'area delle Dolomiti dell'Austria, dell'Ungheria, della Slovenia, ma anche dell'Italia meridionale. Il lavoro è stato fatto campionando moltissime sezioni e su diverse formazioni, e una delle indicazioni più importanti in questi ultimi anni è stato ovviamente gli shift che sono stati trovati a livello degli isotopi del carbonio, che hanno individuato, non solo hanno individuato una deformazione rispetto a un trend normale, ma anche una possibilità di discriminare diversi momenti, come potete vedere nel grafico, quantomeno almeno quattro eventi all'interno di un più grande momento di disturbo climatico. E ecco, voi vedete questo schemino semplice, abbastanza banale, dove vedete le Dolomie Cassiane DCS sotto, vedete HKS, Helichrois Formation, la formazione di Santa Croce, e sopra la Dolomia principale. Questo schemino, in realtà, se lo si va a guardare in grande, rappresenta una deformazione immensa in ciò che è la struttura e l'ossatura delle montagne. E adesso, dopo questo seminario, potrete, quando andrete in Dolomiti, capire e saprete tutto quello che è la cengia, una delle cenge principali che si trova sopra le Dolomie Cassiane e sotto la Dolomia principale, come in questo caso nei lastoni di Formino, oppure la molto più famosa cengia del Sella, che interrompe la parete. Ed io normalmente le conferenze che faccio per il Club Alpino Italiano parto dicendo: non ho mai arrampicato
attraverso l'evento pluviale. In questo momento si deve smettere di arrampicare perché non ci sono più carbonati e questo evento ha creato questa situazione morfologica, ma non solo questa. Ad esempio le frane intorno a Cortina d'Ampezzo sono dovute alla immensa quantità di argille depositate durante questo evento climatico. Quindi io vi parlerò di un particolare aspetto, però gli impatti sono molteplici di questo episodio. Come vi dicevo, la curva degli isotopi del carbonio sono ben evidenti e sono soprattutto estremamente ben tarate dal punto di vista biostratigrafico. Questo permette di correlare le varie curve da una sequenza all'altra nelle località che vi ho citato prima, come Alpi Giulia, Carnia, Ungheria e Austria, e anche ovviamente in altre sequenze più marine in giro per il mondo. E il lavoro è stato lunghissimo e tuttora in corso di raccolta di campioni e analisi isotopiche, ma soprattutto biostratigrafiche, e sia per quanto riguarda le ammonitis, i conodonti e il polline. E le sequenze principali, come vi dicevo, sono in Dolomiti, in Ungheria e in Alpi Giulia, in Italia. Per quello che riguarderà le analisi palinologiche che vi mostrerò. Questo è preso dall'ultimo lavoro, in realtà non è una delle figure finali, però vi mostra questo grande cambiamento a livello biologico che è avvenuto durante questo intervallo di tempo. E questo è uno schema semplice, una revisione di un po' tutto quello che è successo, però ci tengo a dire che si fonda e si basa su un lunghissimo lavoro di raccolta dati che ha visto anche moltissime altre pubblicazioni che interessano, ad esempio, altri taxa. E questo è un gruppo di lavoro che ci siamo trovati dal 2017 appunto per cercare di produrre questa revisione e andare avanti con gli studi, ovviamente. E questo sono uno dei vari incontri che sono stati fatti e scambiarsi le varie informazioni e cercare di risolvere i vari problemi inerenti a questo intervallo stratigrafico. I vari lavori che vi dicevo, l'ossatura, le fondamenta, io ritengo sono i lavori di biostratigrafia e di stratigrafia fatti in giro per il mondo, come questo che interessa una datazione, quindi mi porta un dato cronostratigrafico, geocronologico sui lavori cronostratigrafici inerente a una sequenza e l'evento e l'episodio pluviale trovato nella zona del Lago Negro ed una datazione che ha avuto anche ripercussioni nella scala del tempo geologico, vedete 230,91 milioni di anni, carnico superiore, oppure lavori lunghissimi sia del polline ma anche dei conodonti nelle stesse sequenze che hanno permesso di tarare appunto questo evento in queste sezioni studiate. Ma andiamo su quello che è stato il mio lavoro principale. E qui incomincerete probabilmente a annoiarvi a morte, però ritengo che sia abbastanza importante farvi vedere e cercare di capire. Innanzitutto vedremo le analisi qualitative. Sono due i principali metodi per quanto riguarda le analisi palinologiche. Una è determinare tutte le specie che sono relative alle diverse piante, quindi le analisi qualitative, e una è contare tutte queste specie, quindi le analisi quantitative, e vedere se ci sono variazioni rispetto alle associazioni sotto e sopra al nostro episodio. E poi vedremo qualcosa sulle correlazioni a livello mondiale. Ma prima di tutto voglio farvi vedere gli ingredienti un po' di questi studi. Gli ingredienti sono il polline, i grani di polline. E vediamoli velocemente, una rassegna veloce, non leggiamo i nomi che sono terribili concentriamoci solo un po' sulle morfologie che vedete sono una diversa dall'altra e permettono di individuare e distinguere tutte le diverse specie che sono associate in maniera più o meno precisa a diversi gruppi di piante. Qui, quando guardiamo queste forme, dobbiamo pensare a felci o ai quiseti, le code di cavallo, e tenete conto che comunque sono felci e quiseti tuttora estinte, ovviamente. Anche qui possiamo pensare a piante inferiori che vivevano in zone umide, come pteridofite, oppure sempre i quiseti, oppure piante più particolari come queste, che sono attribuite a ambiente a mangrovie, uno dei pochi gruppi attribuiti ad un ambiente
litorale, quindi estremamente caratteristico ed importante, e forme che a tutt'oggi non esistono più. E questi sono, appartengono al gruppo degli Arethrosporites, che hanno una caratteristica, un'apertura completamente diversa rispetto a quella che avete visto prima, che è quella fatta con un marker AY, che sono quella tipica delle spore, ad esempio, di felci, vedete. In questo caso ci sono molte le caratteristiche che le differenziano. E un altro gruppo interessante, qui si passa alle piante superiori, quindi alle conifere, è un gruppo dei monosaccati che compare nell'Ladinico, quindi appena sotto l'episodio carnico, e prosegue fino al Norico, ma non di più. Quindi è un gruppo di conifere, un tipo di foresta che è esistito solo in quel particolare momento ed è estremamente importante anche dal punto di vista biostratigrafico, perché ad esempio questa forma vigens e questa forma densus sono due forme che sono state usate per fissare il GSSP della base del carnico nella sezione di Suarez Design. Quindi definire le specie è estremamente importante. I bisaccati sono i polini più tipici delle conifere attuali, che sono completamente diversi i bisaccati di oggi rispetto a questi bisaccati, che mi rappresentano piante e foreste assolutamente non più presenti. E erano molto comuni e comunque individuano un tipo di piante che sono tipiche di ambiente più secco rispetto a quelle che abbiamo visto sino adesso, che sono caratteristiche di ambiente umido. Poi delle forme particolari come queste. Vi fate un po' l'occhio, probabilmente non le rivedrete più nella vostra vita, ma comunque queste sono forme monocolpate, un'apertura singola, e queste sono simili a quelle che si trovano nella Cycas attuale, quindi insomma qualcosa è rimasto e ha passato i grandi eventi che ci sono successi. Su questa vi leggo invece il nome e vi chiedo di porre particolare attenzione. Aulis politis astigmosus, lo sentirete parlare molto durante questa mia chiacchierata, perché appartiene al gruppo del Benettitali, è un gruppo simile alle cicadali, è un gruppo di piante che compare proprio durante l'episodio pluviale carnico, è un gruppo quindi che e che si estinguerà alla fine del Cretaceo, quindi per capirsi accompagna completamente la vita anche e l'evoluzione dei dinosauri. Altro gruppo estremamente importante è quello dei circumpollini. I circumpollini sono forme di polline di conifera che appartengono a un gruppo di estinto, anche questo alla fine del Cretaceo è comparso in questo momento, quindi abbiamo un altro grande gruppo di piante che compare all'inizio dell'evoluzione dei dinosauri, tanto per capirsi, e scompare proprio alla fine del Cretaceo. Questo appartiene al gruppo alle piante, alla famiglia delle Cheirolepidiacee. Questo gruppo di polline è stato studiato intensamente perché la sua comparsa è abbastanza importante. E ci abbiamo lavorato con i colleghi russi ed è per quello che adesso vi sto mostrando questa presentazione, che è quella che ho fatto al Museo di Mosca l'anno scorso ed avevo appunto più o meno pronta. Con i colleghi abbiamo lavorato su questi grani di polline per cercare di capire la struttura analizzando l'ALTEM e vedere se veramente è riferita a questi primi grani da associare ai veri polline di Cheirolepidiacee, di circumpolline trovati in tutto il Giurassico, in tutto il Cretaceo, comunissimi, e in effetti sono proprio i primi. E voi vedete qui che ci sono piccole indicazioni appena prima dell'evento, ma però con la lettera B ci sono le prime forme che sono proprio quelle dell'episodio pluviale carnico. Insomma, questo gruppo di conifer compare qua e prosegue fino alla fine del Cretaceo. Altri gruppi di piante estremamente ornamentati e caratteristici per la loro morfologia sono questi, di piante che oggi le troviamo nel gnetum, nel fiore di, prodotte dai fiori di gnetum, gnetales, quindi, e che si trovano molto comuni e molto importanti dal punto di vista biostratigrafico. Anche su questo abbiamo analizzato l'ultrastruttura, sempre con i colleghi di Mosca, e ne abbiamo definito appunto le affinità con le piante parente. Le analisi qualitative quindi permettono di individuare dei range di queste specie. Le sezioni studiate sono quelle tipiche dell'episodio pluviale carnico, queste sezioni che mostravano al loro interno dei momenti e
estremamente particolari dal punto di vista stratigrafico, dove il rubinetto del carbonato si chiudeva completamente, noi trovavamo solo eventi argillosi, un evento argilloso, due eventi argillosi, tre eventi un po' più argilloso rispetto a quello che ci sta sotto e quello che ci sta sopra. Questi episodi stratigrafici particolari rappresentavano qualcosa e in effetti è stato visto che attraverso lo studio, attraverso varie discipline, hanno messo in evidenza che rappresentavano appunto shift climatici verso climi molto più umidi. Qui siamo nel Reibersichten, nella zona delle Alpi Calcaree settentrionali, appena a nord del confine con l'Italia e con la Slovenia. Queste sezioni è stata studiata e analizzata dal punto di vista palinologico e i diagrammi qualitativi, tutte le specie sono rappresentate e studiate nei vari livelli argillosi e si è determinato e cercato di capire le differenze che c'erano per individuare anche una biostratigrafia. E le differenze sono state molte, come molte specie che comparivano, altre che scomparivano, molte spore trilete, che quindi di ambiente umido scomparivano alla fine della terza shale, e quindi si cominciava a intuire che era successo qualcosa dal punto di vista climatico. Ma rimaniamo sulla biostratigrafia e sulle analisi qualitative. Il gruppo dei monosaccati è estremamente importante, compare proprio in queste shale. E qui troviamo la famosa Aulis politica stigmosus dominante nel primo e secondo momento, che si diversifica rispetto al tipico trend stratigrafico, litostratigrafico di queste sequenze. E anche i circumpollini conifere compaiono appunto e sono dominanti in questo momento. La seconda sezione estremamente importante è quella che è in Austria, un po' più a nord delle Alpi Calcaree settentrionali, quindi quasi a ridosso di Vienna, nella zona di Lunz. Nella zona di Lunz affiora una sequenza di prima marina, marino prossimale, e poi più prossimale terrestre, con addirittura nella zona medio-alta livelli di carbone cavati con varie miniere. La zona è estremamente ricca di piante fossili e ne rappresenta proprio al suo interno i vari eventi. La cosa interessante è che in questo caso, nella sezione, nella zona di Lunz, è stato possibile individuare un evento basale, Rheingraben Shale, che non era presente nella zona delle Alpi Calcaree settentrionali. E questo ha permesso di individuare un ulteriore evento più basso, quindi praticamente il primo evento climatico, all'interno di questa sequenza di eventi che si esprime poi dal punto di vista stratigrafico in maniera un pochino più disordinata rispetto ai Rheingraben Shale, dove troviamo delle shale evidenti, però anche qui è possibile discriminare. Le analisi qualitative delle varie specie hanno permesso di individuare un ricco record palinostratigrafico e di correlarlo perfettamente con la sezione dei Reibler-Schichten nelle Alpi Calcaree settentrionali. Cosa si può vedere? Che un'associazione particolare palinologica è stata trovata alla base delle sequenze di Lunz, che non era presente in quanto era, siamo in un ambiente più prossimale e meno bacinale. E questo ha fatto in modo che nella sezione di Lunz si potesse, malgrado poi si trasformasse in un ambiente terrestre anche questo, la base ci permettesse di individuare un primo evento. E perché è interessante questo primo evento? Perché è molto difficile da ritrovare appunto l'inizio di questo episodio pluviale. E in questo caso invece è molto ben espresso in questa zona. L'analisi qualitativa permette di individuare, poiché ogni specie è associata a piante, quindi ogni pianta a climi e a paleoambienti, è stato possibile individuare dei diversi tipi di paleoambienti, che sono quelle letterine che avete visto lì prima nelle varie sequenze. Un paleoambiente B, un paleoambiente C, un paleoambiente A, in realtà è riferito a sequenze della parte più bassa del carnico, non all'interno dell'evento, e un paleoambiente D. Questi hanno permesso di individuare varie variazioni climatiche e varie associazioni, varie biocenosi e di correlarle anche con altre sequenze in altre zone, come ad esempio quella delle Dolomiti, dove la sequenza dell'evento umido si esprime nella formazione di elicroids, con anche qui l'individuazione di diversi momenti più argillosi e meno carbonatici, e anche qui la possibilità di individuare tre principali
orizzonti silicoclastici. Il quarto in realtà probabilmente è alla base della formazione di Travenances, quindi siamo alla fine dell'episodio pluviale, e questi input terrigeni sono stati ovviamente studiati dal punto di vista paleontologico e non solo. Qui vediamo uno dei primi lavori proprio alla base della formazione di Elecroix con isotopi del carbonio organico, isotopi del carbonio su frammenti di legno, isotopi sui biomarker, che hanno permesso di individuare il primo shift isotopico caratteristico di questo episodio pluviale. E le associazioni paleontologiche sono praticamente simili, estremamente simili a quelle trovate in Austria settentrionale, in Austria meridionale, e sono quelle che voi vedete qui con le letterine BC. Quindi c'è la possibilità di correlarsi con le varie sequenze a ridosso della tettide. L'ultimo gruppo, l'ultima colonna stratigrafica in quello schema è quello della zona delle Alpi nel Tarvisiano, quindi nell'Italia nord-orientale, al confine con la Slovenia e con l'Austria. Qui c'è una sequenza di 1200 metri di carnico, estremamente potente, molto rappresentativa e conosciuta anche dal punto di vista storico, che incomincia con i calcari del Predil e prosegue con una serie di formazioni che sono tuttora in studio, devo dire, e che però hanno permesso di individuare le prime biozonazioni a pollini e i primi dati, come vedremo, quantitativi. Non sto a descrivervi ovviamente tutte le varie biozonazioni a pollini che si correlano, ecco quale Alpi Giulie, che si correlano in maniera perfetta. Ultimamente, in questi ultimi anni, è stato visto che molto probabilmente questo schema è sbagliato, ma l'associazione B bisogna abbassarla alla base di questa formazione. E le Alpi Giulie sono importanti perché è una sezione estremamente ricca di ammoniti, di ammonoidi, e questo ha permesso di inchiodarle dal punto di vista biostratigrafico. Ecco qua l'associazione a zone e subzone ad ammonoidi, che mi definisce un'età ben precisa, in alcuni punti correlata anche a quella con odonti, e di datare i vari assemblaggi paleontologici e quindi di riportare queste datazioni alle Dolomiti, dove gli ammonoidi sono molto più rari, e alle Alpi calcaree settentrionali, dove gli ammonoidi sono presenti solo alla base, e a Lunz, dove gli ammonoidi sono proprio assenti. Quindi questa è estremamente importante per la datazione biocronostratigrafica. E di conseguenza, finisco qui con le analisi qualitative, di datare le comparse delle varie specie di polline e la successiva scomparsa, quindi di proporre delle sequenze, delle associazioni e delle biozone a polline. Le analisi quantitative sono quelle che mi danno maggiori indicazioni climatiche, e partiamo dalle ultime sequenze del Tarvisiano e delle Alpi Giulie. Qui è stato possibile individuare per la prima volta un grande shift climatico verso l'umido, verso ambienti igrofitici. Voi vedete che le spore trilete e anche le varie spore hanno un incremento pauroso rispetto alle piante di ambiente più xerofitico, più umido, che invece mi rappresentano, hanno una notevole diminuzione. E mettono in evidenza appunto uno shift climatico. Siamo in questa posizione della sequenza delle Alpi Giulie, e lo stesso è stato fatto in tutte le varie sequenze, quindi conteggio delle varie specie. Qui siamo nelle tre shift nelle Alpi calcaree settentrionali, in cui troviamo una quantità paurosa di forme di ambiente igrofitico all'interno delle shift, e che non sono presenti nella terza parte della terza shale, e non sono presenti alla base nelle associazioni paleontologiche studiate sotto alla prima shale. Quindi è possibile individuare tre eventi sedimentari a cui si collegano tre momenti di clima dal punto di vista paleontologico, che mi indicano variazioni verso l'umido. Lo stesso è stato individuato nella zona di Lunz, dove diminuivano e scomparivano praticamente tutte le forme di ambiente clima a clima secco e aumentavano le forme a clima umido. Quindi una perfetta relazione e correlazione tra
una grande zona dell'Europa. E questo ha permesso di individuare appunto questi eventi umidi attraverso le associazioni. E nel 1994 è uscito un lavoro che rigettava questo evento pluviale carnico da parte di autori olandesi, i più importanti, diciamo studiosi della palinologia a livello mondiale a quel tempo, ma anche tuttora, e lo rigettavano, non lo accettavano perché individuavano all'interno del Kuiper, nella parte del Kuiper, nella Germania meridionale, nel Schiefsandstein, come un qualcosa locale dovuto a fiumi che si spostavano, si aumentavano per qualche motivo e che però coinvolgevano solo localmente delle variazioni climatiche. In realtà, dal punto di vista quantitativo, è un lavoro eccellente e che mi mostra sicuramente una variazione improvvisa rispetto a faune sottostanti, qualcosa che succede di veramente improvviso e poi un ritorno a quello che era prima. Ovviamente se questo studio lo si ripropone, lo si ritrova in tutto il mondo, il discorso cambia, infatti è quello che è successo. Con la revisione proposta da Ruffa nel 2015, tra il 2015 è stato visto che queste evidenze si trovavano in molte, molte parti del mondo, dall'Australia alla Cina, al dominio boreale e come vedremo adesso. E lo studio di queste sezioni dalle Alpi Giulie alle Dolomiti alla zona di Lunz è stato ovviamente palinologico, è stato ovviamente accompagnato sempre dallo studio isotopico e biostratigrafico che ha permesso la correlazione dei vari shift isotopici che sono stati individuati, un primo, un secondo, un terzo, un quarto shift isotopico. Una correlazione di questo episodio pluviale nel mondo, prima è stata fatta a livello europeo, che ha permesso di ipotizzare interessanti deduzioni dal punto di vista paleobotanico. Ultima notizia in queste settimane, giorni, è stato che abbiamo individuato l'evento pluviale anche nella zona dell'Iran. E queste sono tutte le studi palinologiche che sono stati fatti e in azzurro voi vedete quelli dove è stato individuato un'analisi quantitativa e individuato uno shift verso ambienti igrofitici, quindi più umidi come in Spagna. E voi vedete che si ripete questo nome, Aulis politis astigmosus, una percentuale molto alta e notevole quantità di spore, oppure nel bacino germanico, dove abbiamo appena visto il bacino germanico, nella zona del Kuiper, vuol dire interessare un'area che riguarda la Germania, la Svizzera, fino alla Polonia settentrionale e fino all'Inghilterra, alla Gran Bretagna. E quindi un'ampia area dove la palinologia ha permesso di individuare. E il punto di partenza è questo shift che era stato utilizzato per rigettare l'evento pluviale. Invece in realtà è proprio un chiodo estremamente importante. E qui vediamo le associazioni all'interno del Kuiper della Polonia, in cui addirittura l'Aulis politis astigmosus è usato come nome per indicare una biozona all'interno degli Schiefsandstein, sempre nel Triassico superiore, con una quantità che si esprime in maniera impressionante, sempre anche nel Kuiper della Polonia. E quindi altro che locale, qualcosa di veramente notevole. Nel dominio boreale, gli studi effettuati più o meno nella seconda decada del 2000 hanno messo in evidenza un aumento anche qui di forme umide, malgrado siano zone già dove le paleoflore siano rappresentate da elementi umidi, e hanno una buona biostratigrafia che ha permesso di individuare una comparsa delle associazioni assieme a questo Aulis politis leggermente più vecchie a nord rispetto a quello che trovavamo noi a sud. Questo cosa può significare? Può significare che la zona a nord era una zona dove si è evoluta prima questa forma di tipo umido e peraltro sarebbe auspicabile, essendo zone a nord molto più importanti per quanto riguarda le tipiche per le piante inferiori e poi per qualche tipo di evento climatico sono avvenute delle migrazioni e ad esempio e questa specie è migrata in un tempo che lo si può individuare
ne parleremo dopo dei tempi, abbastanza precisamente, a sud, e questo sarebbe uniforme con i modelli proposti per quanto riguarda i regimi climatici per il Carnico superiore, che sono modelli che individuano delle fasce climatiche dove questo modello di temperature si individuano temperature molto più basse, ovviamente all'interno a nord della Tetide, che subiscono degli shift, delle variazioni in base appunto alle variazioni climatiche. Questa potrebbe essere l'area sorgente di molte delle forme individuate, e questo potrebbe essere i limiti di temperatura che sono spostati verso sud durante queste grosse crisi climatiche come questo episodio Carnico. E lo stesso vale per l'emisfero boreale. E anche se ci sono delle differenze, però noi vedremo che queste forme sono state trovate fino appunto molto a sud. E non sto a dirvi le analisi quantitative e qualitative nel Nord America, nella Stati Uniti orientali, nella zona della Chile Formation, nella zona dell'Argentina, nella zona del Sudafrica, oppure nella zona dell'Australia, ma comunque sono sempre indicazioni di shift climatici verso ambienti umidi. Guardate qua un lavoro in Madagascar, nella sequenza del Carnico del Madagascar. In questo momento compare l'Aulisporites, chiamato con un altro nome, in maniera improvvisa, probabilmente ci sarà anche qualche lacuna stratigrafica, in maniera improvvisa invade e c'è la scomparsa di tutte le forme precedenti. Quindi qui è qualcosa di grande come evento che è successo. Oppure in Argentina sia avvenuta la stessa cosa, anche se i dati palinologici sono meno distribuiti nel record, però sono importanti perché interessano in una zona dove ci sono le prime testimonianze dei dinosauri. In Cina stiamo facendo parecchi studi, sono stati fatti parecchi studi, pubblicati vari lavori sulle sequenze cinesi sotto molti aspetti, anche dal punto di vista palinologico, è stato individuato uno shift climatico rappresentato e suddiviso in varie fasi. Nell'Australia lo stesso, voi vedete, questa è la zona dell'Australia, gli assemblaggi sono, ecco qui, gli assemblaggi sono questi, e in rosso noi vediamo le stesse specie su cui noi lavoriamo nella zona dell'Europa. Quindi c'è una notevole similitudine a livello di specie, quindi a livello qualitativo ed anche quantitativo, e la forma di Aulisporites astigmoso scompare proprio in un momento che potrebbe essere ben biostratigraficamente simile al nostro, però ci sono dei problemi dal punto di vista biostratigrafico, perché queste sono sequenze per lo più continentali, quindi senza monoidi e conodonti. Quindi, per concludere, le analisi palinologiche. Non ho conclusioni particolari se non mostrarvi lo schema uscito da poco, che rappresenta la revisione principale. Qui, in questo caso, vi mostro dal punto di vista paleobotanico di questo evento pluviale, e voi vedete la comparsa di molti gruppi di tipo umido, ma anche la comparsa dei primi grandi gruppi di conifere attuali. Se voi leggete, Pinace, Cupressace, Taxodiace, quindi pino, cipresso, Taxodium, sono forme che noi abbiamo attorno oggi, e l'estinzione di gruppi di conifere antichi e la comparsa delle Cheirolepidiacee, questo grande gruppo importante di pollini che compare appunto durante questo evento. Cosa dire? Alla stampa è stato dato questo diagramma per mostrare le grandi estinzioni, dove sono presenti solo animali. Peraltro sono presenti solo animali per lo più erbivori. Io ritengo che sia, ed è quello che stiamo facendo, estremamente importante incominciare a capire le strette relazioni tra quello che è successo alle piante e quello che è successo agli animali. A questo evento è da correlare appunto il grande evento ad Ambra, che succede, quindi a resina fossile che su succede, e cosa si correla a questo ritrovamento di ambre, che in Dolomiti è uno dei principali giacimenti
dal punto di vista quantitativo di questa resina fossile a livello mondiale. La località è la formazione di Helichroitz, al di sotto della dolomia principale, conosciuta da tutti, e appunto in un livello, in un paleosuolo è stato possibile trovare un ricco assemblaggio a goccioline perfettamente conservate, perché anche se la compressione è stata immensa, immaginatevi il peso che ha compresso questi paleosuoli formati per lo più da argilla, però la compressione non ha interessato le ambre, quando invece in tutta la sequenza di areniti e di sandstone, di arenarie, in questa parte piena di resina fossile, però le goccioline sono all'interno delle arenarie, sono tutte fratturate. Qui invece è stato un ritrovamento molto importante, effettuato durante la tesi di dottorato di Nereo Preto, ho incominciato a studiare sin dagli anni 90 assieme a Piero Gianolla, e quindi ha permesso di, eccoci qua nella foto, ha permesso di trovare tutto quello che vi mostrerò. Come vi dicevo, ammonoidi, conodonti, polline hanno permesso di tarare in maniera estremamente precisa questa ambra. Perché lo sottolineo? Perché l'ambra più comune al mondo, cioè l'ambra baltica, quella che ha invaso e sta invadendo il mondo, oppure anche l'ambra del Cretaceo della Spagna, l'ambra del Cenozoico della Birmania, l'ambra non è tarata dal punto di vista biostratigrafico così precisamente come questa resina fossile. E è stata trovata in Dolomiti, ma anche in Alpi Giulia, è stata trovata in Ungheria, perforando un carotaggio 12 centimetri di diametro. In questo momento è stata trovata della resina fossile in un carotaggio, in una calotta, in Spagna, nella zona di Lund, nella zona dell'Austria, nella zona della Svizzera, nell'Arizona, anche se l'età di quest'ambra è dibattuta, in Sudafrica e in Argentina, in questo momento preciso. Quindi è un evento che ha interessato una fascia di paleolatitudine molto particolare, ma anche non solo questa paleolatitudine che ci interessa, ma anche altre paleolatitudini più meridionali. Cosa può essere stato il motivo per cui c'è stata questa esplosione di resina fossile? Il motivo, ovviamente, sappiamo oramai bene che c'è stato un evento climatico che ha prodotto uno stress su queste piante, l'ha prodotto sia nelle conifere antiche che provenivano dal Ladinico, dal Triassico medio, sia nelle conifere che si stavano evolvendo in quel momento. Quindi anche il fatto che ci fossero gruppi recenti dal punto di vista paleobotanico indica che questi gruppi erano soggetti maggiormente a stress paleoambientale, ovviamente, rispetto a gruppi antichi. E il gruppo di piante più importanti era quello delle Caerulipidiacee, quindi associabile ai circumpollini che abbiamo visto, ma anche ritrovato in gruppi di conifere più antiche, e quindi questo è interessante perché non è un evento che ha interessato solo un gruppo, una famiglia di conifere, ma tutte e messo in crisi tutti i gruppi di conifere principali che c'erano in quel momento. E questo ha messo bene in evidenza negli ultimi studi fatti nella sezione del Gibona, che voi vedete qui. Sono andato a campionare a livello orizzontale in giacimenti non facili da raggiungere, per fare uno studio orizzontale, quindi, e vedere le variazioni all'interno del paleosuolo ad ambre, ed è stato possibile individuare che i principali gruppi di conifere appartenevano a conifere di tradizione antica, che addirittura compaiono nel Permiano superiore, come queste conifere qui che vedete, e appartenenti a famiglie del Permiano superiore che hanno proseguito fino a qua, e poi sono scomparse durante questo evento, e dove sono comparsi altri gruppi come questo arancione, che è quello delle Caerulipidiacee. Quindi è un momento estremamente importante, ed è interessante cercare di capire
piccola scala, campionando il paleosuolo, all'interno del paleosuolo, se ci sono variazioni quantitative di questi gruppi, ma non sono state individuate grandi variazioni quantitative, come vedete in questi due campioncini raccolti in vari centimetri, se non un aumento di alcuni gruppi, una diminuzione. Ecco qua quello che vi dicevo prima. Comunque, una cosa particolare è che in Dolomiti non c'è questa grande quantità di spore di tipo umido, e questo è coerente con il fatto di trovare moltissime ambre, che sono date da questi gruppi di piante. Non è molto coerente con l'evento umido, però, dal punto di vista locale, non sempre si trovano le stesse cose, possono esserci delle variazioni. Ecco qui queste conifere, questi pollini, grani pollinici di conifere che compaiono nel Permiano inferiore addirittura e attraversano il limite Permo Trias e arrivano fino a questo momento e qui si estinguono. E come vi dicevo, gli studi paleobotanici hanno messo in evidenza la comparsa di molti gruppi di conifere già in questo lavoro di Miller del 1977, in cui, se voi andate a leggere, questo è il gruppo dal Permiano dei pollini grani pollinici che avete visto prima, ma se voi andate a leggere il taxon, il Taxus, il Pinus e altri gruppi compaiono proprio in questo preciso, chiamiamolo istante dal punto di vista geologico, è veramente un istante. E gli studi all'interno di quello che è strovato e gli inclusi all'interno dell'ambra. L'ambra come segnalazione venne fatta nel 1913 da Koeken in un lavoro sui rettili della formazione di Helichkreuz, ma gli studi più approfonditi sono stati fatti dal 1998 in poi. Nel 2000 sono stati trovati i primi inclusi unicellulari e poi successivamente altri inclusi più importanti. Il problema più grosso qual è? Che questa è ambra birmana e ci sono dentro organismi di queste dimensioni. Nell'ambra triassica ci stanno dentro organismi solo di queste dimensioni. Quindi è cominciato un lavoro certosino di levigatura goccia per goccia e di una faccia e dell'altra, di tutte queste goccioline con carte vetrate finissime, per poter osservare dentro cosa ci stava. E è un lavoro fatto assieme a soprattutto biologi e studiosi, con un lavoro interdisciplinare che ha portato alla collaborazione incredibile di molti, molti posti e istituti di tutto il mondo, e ha portato a pubblicare diversi lavori come questi. Il primo è quello che riguarda gli organismi unicellulari, e a pubblicarli nel congresso di Padova, ad esempio del 2014, fatto a Padova, appunto, dove ci sono state due sessioni sull'ambra. Questi sono stati gli inclusi microscopici monocellulari. Vi mostro le immagini, però vedete la ricchezza che interessa a tutti i vari regni, 1, 2, 3 regni di piante, regni di animali, alla fine sempre unicellulari. Sono stati trovati batteri e catene di batteri e cianobatteri, sono state trovate euglene, quindi zooflagellati e flagellati, con morfologie che hanno permesso di ipotizzare generi attuali. L'euglena è un genere attuale, il bodo è un genere attuale. Sono state trovate amebe teccate, in alcune era anche presente ancora una teca costituita per lo più da granelli di silice, oppure ciliati con tutte le varie strutture di ciglia attribuiti a generi attuali, genere Coleps, cioè stiamo parlando di organismi all'interno di resine di 230 milioni di anni fa. Generi Centropyxis, quindi generi ancora attuali. Erano state trovate in ambre del Cretaceo, molto abbondanti questi generi, e ritrovarli nelle ambre del Triasico hanno retrodatato la prima comparsa di 100 milioni di anni. Regno dei fungi, spore fungine, ife fungine, regno delle piante, spore di alghe,
alghe verdi, anche a volte in suddivisione cellulare, e regno delle piante, spore trilete molto comuni nei sedimenti, ma anche all'interno dell'ambra, molto rare, spore trilete di felci oppure spore di questo bisaccato che appartiene peraltro ai gruppi già trovati dal Permiano. Quindi all'interno è stato trovato a livello microbiologico tutta una microbiocenosi dai decompositori ai consumatori fino ai produttori a livello dei batteri. E questo ha permesso di ipotizzare e fare delle, soprattutto da parte dei colleghi biologi, delle interessanti conclusioni a livello di biocenosi presenti nel Triassico. Come raggiungevano questi microrganismi? Probabilmente dal vento, portati dal vento in pozzanghere di acqua, o in pozzanghere alla base delle piante dove si concentrava la resina ancora molle, oppure vivevano all'interno di, ecco qui, piante epifite che vivevano sopra gli alberi o nella corteccia che accumulavano dell'acqua, quindi si sviluppavano queste microbiocenosi. Dunque, questo è un incluso all'interno dell'ambra. Guardate, la struttura è estremamente simile a quello che è oggi una specie di Lembadium. Quindi una specie identica, dopo così tanti anni, è qualcosa di incredibile che ha permesso di ipotizzare fenomeni di stasi evolutiva per quanto riguarda queste microbiocenosi. E sicuramente ciò che vedremo tra qualche anno sarà questo effetto, ovviamente, cioè i microrganismi che ci guarderanno all'interno di teche, quando noi non ci saremo più. Nel 2010 sono stati trovati i primi inclusi pluricellulari. E questi inclusi pluricellulari sono stati individuati perché è stato fatto un grande lavoro. Quel lavoro che vi dicevo io di levigatura è stato fatto su più o meno 70.000 gocce e questo ha permesso di ritrovare questi, quindi sono abbastanza rari. In una gocciolina, levigandola, vedete che superficie liscia che ha e vedete come sarebbe in realtà la superficie. Fratturata dovuta all'essiccamento molto veloce quando veniva esudata dalle foglioline in origine e uscita in questi ambienti triassici, levigandole finemente si sono raggiunte delle superfici estremamente lisce che hanno permesso di individuare queste piccole forme che hanno queste 1,75 mm, questi microorganismi pluricellulari che hanno le dimensioni di 30-40 micron. E con queste immagini vi faccio più artistiche, poi vi parlo un pochino di quel poco di scienza che io non biologo posso dirvi. Eccole qui, queste sono delle immagini che sarebbero da produrre come cartelloni artistici. Non sono nient'altro che degli acari fossili, estremamente simili agli acari attuali. Questi sono gli acari attuali, acari appartenenti al gruppo degli eriofioidei, e sono acari che vivono. Torno indietro, vivono nella superficie delle foglie, all'interno degli stomi, e si cibano di cere, delle cere che producono le foglie. L'unico problema è che vivono adesso nelle foglie di angiosperme, che a quel tempo non c'erano, quindi sono come morfologia identica, più o meno identica, però hanno cambiato la loro modalità di vita. Come vi dicevo, il gruppo di studio era estremamente diverso perché la necessità era quella di avere esperti e specialisti come canadesi del Natural History Museum di New York, biologi, microbiologi come quelli di Mosca, che permettessero di riconoscere questi organismi, quindi gente che aveva lavorato in ambra del Cretaceo, in ambra del Cenozoico. E questo è stato possibile, ed è stato possibile individuare queste forme a cui è stato dato nomi diversi. E un unico insetto, un dittero, di cui vedete un capo, dei pezzi di antenne e dei pezzi braccia, insomma, di arti. Questo è l'unico frammento di insetto finora trovato, però sicuramente rappresenta il più antico insetto trovato all'interno dell'ambra. E qui sono, dal punto di vista classificativo, i vari organismi. Questa è l'ampezzoa triassica, determinata in base a caratteristiche con un dettaglio estremamente preciso e
E per ottenere questo è stato necessario levigare fino ad avvicinarsi solo ad alcuni micron all'organismo e quindi ogni volta che dovevano levigare nuovamente ci domandavano a Göttingen, domandavano a noi, possiamo levigare ancora, possiamo togliere altra resina per avvicinarsi per poter fare le foto e capire come sono fatti veramente e noi ovviamente autorizzavamo ed è stato possibile fare queste fotografie e individuare diversi generi come il Triasaccharus con tutte le varie strutture morfologiche vicino alla zona del capo, fatte di antenne, ciglia, piccole proboscidi. E questo è il mini Acarus, un'altra forma di acaro e questo è l'ultimo, il Caeru Lepidotus Dolomiticus, che sembra qualcosa che mi esce fuori dalla resina, con queste tipo zampette che si biforcano e che queste foto permettono un dettaglio estremamente accurato e quindi un confronto con gli acari attuali. L'età ha reso necessario istituire una nuova famiglia, Triasaccharoidei, però appartenenti a dei gruppi che sono quelli a cui sono associati gli acari attuali. E queste sono le piante trovate nella formazione di Helichroitz, piante appartenenti al gruppo delle Caerulepidiacee, e questa è la cuticola fossile in cui si individuano molto bene gli stomi, che sono quegli opercoli, quei buchi che permettevano lo scambio gassoso tra l'interno e l'esterno della pianta. E probabilmente quando guardiamo questi stomi, noi guardiamo la casetta di questi piccoli acari o la zona dove vivevano, addirittura gli ultimi due, avendo una struttura molto più debole, probabilmente vivevano dentro alla pianta stessa. E queste sono foglioline al cui interno, composte da due lamine, e al cui interno molto spesso sono state trovate delle goccioline di resina fossile. Come dicevo, siamo in questo evento antico 230-233 milioni di anni, la cui durata è dibattuta, c'è chi dice 1,2 milioni di anni, noi invece saremmo per qualcosa di più, quindi fino a 1,6 milioni di anni, che si esprime in quattro principali eventi, quindi è suddivisibile in quattro principali momenti di variazioni climatiche, e da lì partono molti taxa, tra cui quello che vi dicevo prima, l'esplosione del gruppo dei dinosauri che vivrà per i successivi 164 milioni di anni, in parallelo a molti gruppi, come abbiamo visto, di piante. E su questo sarebbe, penso, abbastanza interessante proporre una nuova conferenza per quanto riguarda l'esplosione dei dinosauri. E con questo io non proseguo, direi che ho finito e vi ringrazio. Grazie mille a te Guido, è stato veramente interessante, oltre che al fatto che io vi invidio moltissimo gli affioramenti, ma penso che questo sia abbastanza ovvio perché vedere le Dolomiti è sempre un gran piacere. E ci sono delle domande? Se volete farle o in chat o semplicemente prendere parola, prego chiunque voglia. Sì, ne vedo una sulle bolle di aria in ambra, che è un problema ovviamente che ci siamo domandati anche noi. E le bolle ci sono in tutte le varie ambre, per lo più sono molto più bollose le ambre che sono riferite a resine sudate nella zona sott'acqua, quindi ad esempio conifere che vivevano in zone limitrofe al mare, in momenti di trasgressione marina sicuramente sudavano nella parte delle radici, ambra fossili, c'è un'ambra del Cretaceo completamente piena di bolle. E purtroppo però probabilmente c'è uno scambio e c'è qualche tipo di scambio chimico tra l'esterno e l'interno e quindi i tentativi fatti non hanno mai dato sicuri dati che quella poteva essere l'atmosfera in quel tempo.
come pure d'altronde ci sono delle, si deteriora la resina. I tentativi fatti, ad esempio, di recuperare nelle resine più attuali anche il DNA sono sempre falliti, peraltro, quindi figuriamoci in queste resine così antiche. Grazie, c'è una domanda di Valentina, sempre in chat, che ti chiede in che area della Russia avete lavorato e che risultati avete avuto. In realtà non abbiamo lavorato in Russia, i colleghi russi sono venuti qua a lavorare sulle nostre cose, quindi sono stati qua con dei progetti, peraltro finanziati anche dal CNR, alcuni mesi, e le colleghe che effettuavano questi studi al SEM e al TEM, visto che loro là sono molto più avanti, li fanno, cose che qui non le fanno, li hanno fatti qui e poi hanno proseguito su da loro. In questo caso, poi sì, mi pare che in Russia no, non abbiamo lavorato come evento pluviale. Posso fare una domanda anch'io? Ciao Guido. Sì, ciao. E grazie innanzitutto per il seminario, è davvero molto bello. Il periodo di questo evento, in realtà, dal punto di vista della temperatura ricostruita, è abbastanza standard, cioè è fra due periodi glaciali, due periodi caldi, cioè non ha niente di particolare. Quindi forse mi sono perso quella parte. C'è un segnale di temperatura anche o no, essenzialmente solo di precipitazione. Sì, ci sono segnali di temperatura sicuramente fatti che danno indicazioni di variazioni di temperatura sia atmosferica e sia ad esempio del record di temperatura nelle superfici marine, con lo studio ad esempio del flotto, più studi geochimici sui Io conodonti. dico in quel periodo lì, è specifico, in quel periodo, nel momento Periodo. della. E sono state individuate sì, variazioni di temperatura, abbassamenti e innalzamenti all'interno, però questi non si possono correlare sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista climatico a ciò che è stato le glaciazioni. No, Siamo sì. in tempi diversi e in condizioni di terra senza calotte glaciali, anche se qualcuno ipotizza che ci siano state, e ambienti e ambiti diversi. Grazie. Io allora mi ricollego alla domanda di Antonello perché volevo chiedere se c'è diciamo, una correlazione anche con le variazioni del livello del mare con queste fasi di maggiore umidità o no, perché mi ricordo poco, ma avevo letto che in letteratura non c'è molto accordo su questo. Sì, per quanto riguarda le variazioni del livello del mare, c'è stata una grande discussione che contrapponeva appunto la posizione dei limiti di sequenza e quindi di conseguenza la posizione delle variazioni relative, quindi dei momenti di trasgressione e di regressione marina all'interno delle formazioni studiate. Sicuramente non c'è una stretta relazione tra le sequenze standard di stratigrafia sequenziale e questi eventi, ad esempio nei Rybler Shifting, c'è più in Dolomiti, volendo. Questo porterebbe è un'indicazione interessante, peraltro, che mi indica che è qualcosa fuori da ciò che invece è. Ciò che invece è i motivi per cui ci sono le sequenze stratigrafiche standard di variazioni del livello marino. Mi viene da dire anche qui che è una scala diversa, è una scala che mi porta a individuare i quattro eventi all'interno di questo episodio pluviale come una scala più definita rispetto a ciò che è la stratigrafia sequenziale, e quindi c'è da andare a individuare, c'è da andare a effettuare suddivisioni ulteriori per capire se c'è o meno una più stretta relazione.
Posso dire che sono stati fatti studi, la tesi di dottorato di Nereo Preto, che ha studiato la ciclostratigrafia della formazione di Elie Kreutz, e che però non ha permesso di individuare cicli stratigrafici ben precisi, però non messi in stretta relazione con l'evento climatico. In questo caso erano all'interno dell'evento i cicli. Grazie. E invece volevo fare un'altra domanda più che altro metodologica, nel senso mi sembra evidente che le indicazioni di un aumento dell'umidità in questi, diciamo, tre o quattro eventi all'interno dell'episodio siano molteplici. Però mi chiedevo anche se un aumento delle abbondanze, diciamo, di questi palinomorfi umidi non possa essere legato anche ad una maggiore facilità di preservazione in delle litologie argillose invece che in dei calcari. Se ha senso, perché non lo so, però chiedo perché io avevo provato a vedere dei palinomorfi nei miei calcari e non erano mai belli così, anche se molto più recenti. Quindi volevo sapere se poteva essere sempre un bias. Allora, in questo caso ovviamente viene abbastanza da ridere quando faccio vedere una shale argillosa e dico lì dentro ci sono i palinomorfi, quando in realtà nel carbonato sopra e sotto non ho campionato. Però io lavoro in quella shale perché quello è un momento ben preciso e mi indica qualcosa nel record stratigrafico, quindi già quello è un'indicazione. In realtà in quel caso, in alcune sequenze particolari, nei Reibler Schichten ho le shale e quindi è giusto domandarsi questo, però nelle sequenze di Lunz, dove le facce sono più o meno sempre simili e soprattutto nelle sequenze di Cave del Predil, dove si analizzano sempre facies perché è più facile lavorare, perché è più semplice, si concentrano di più in facies argillose, siltose, scure e palinomorfi, lì si vede chiaramente che lo shift c'è, e mentre nei calcari del Predil, quindi nelle formazioni più basse, i quantitativi mi indicano xerofitico, e lo stesso vale per le formazioni eteropiche, la dolomia principale, quindi siamo in cima alla fine del carnico, nel tuvalico superiore, base norico, si ritorna un momento igrofitico, lì all'interno proprio succede un evento estremamente particolare, e anche in Italia meridionale, in Lago Negro, dove è stata studiata la sequenza all'interno dei calcari con selce, improvvisamente si trova questo shift argilloso, questo evento argilloso. Lì io ho lavorato centinaia di campioni dal Lago Negro, del Ladinico, Nisico, Ladinico, Carnico, Basale, però ho trovato sempre pochissime indicazioni di palinomorfi perché sono ambienti molto bacinali, marini. In quel momento lì, in quelle argille lì dell'episodio primaverile carnico, sono le uniche argille che erano piene di palinomorfi. Questo io penso che sia dovuto a una quantità di piante paurose che viveva a monte e che sono state portate nei bacini più distanti. Ho capito, sì. Interessante. Lì è ovvio che non ho niente sopra e sotto, ho solo lì e quindi lì non faccio deduzioni quantitative, si fanno solo delle deduzioni qualitative, le specie sono quelle, la fortuna di trovare l'ash bed, datarlo e quindi. Grazie, sì, no, sei stato chiarissimo. Grazie mille. E leggo altre domande. Gianluca chiede una curiosità tecnica sulle ambre. Non si usano tecniche tipo high resolution X-ray tomography che permettono di evitare di perdere materiale con la lucidatura? Sì, è qui. Ho nel cassetto tre hard disk di 3 tera fatte al sincrotrone di Trieste sugli inclusi triassici. Se io avessi una seconda, qualcuno, qualche giovane che lo faccia, che analizzi e faccia il 3D di queste. Sì, si fa moltissimo sugli insetti, soprattutto sulle cose più grosse, a Grenoble, le sessioni prenotate dagli ambrologi e dagli entomologi sono
Sono grandissimi. Noi abbiamo provato il sincrotrone di Trieste, abbiamo questi dati, è venuto fuori qualcosa, però è uno studio ancora da fare. Eravamo con Jacopo dal corso, che mi pare sia anche qua che ci ascolta, che starà sorridendo in questo momento. C'è questo grande lavoro da fare. Si fa, si fa. Ecco. Se ci sono altre domande, abbiamo ancora qualche minuto. Altrimenti, insomma, mi sembra che Jacopo abbia risposto, insomma, che il lavoro si farà e quindi noi aspetteremo anche questo. Sì, l'unico problema è che Jacopo adesso deve partire per Wuhan, dove doveva essere da marzo, e quindi non so se ci saranno le possibilità, perché là ci sono restrizioni con questi programmi. Quindi, vabbè, D'accordo, vediamo come va. sì, no, senza problemi. Va bene, allora io Guido ti ringrazio ancora moltissimo per questa presentazione interessantissima e vi saluto, saluto tutti, vi aggiornerò come sempre sui prossimi seminari e buon pranzo. Grazie, grazie Guido, grazie a tutti, grazie, ciao ciao. Grazie. Ciao Ciao. ciao.